Fino all'anno scorso conducevo una vita normale. Vivevo nel posto più bello del mondo, la mitica Brooklyn, con due super genitori, ed ero appassionato di scienza e supereroi. Ma quando in un attentato ho perso mio padre, tutto è cambiato. Io non riuscivo a crederci. Peter Parker e sua zia May mi hanno aiutato. E anche Spider-Man, che ho poi scoperto essere Pete. Assurdo, no? Poi ci fu la crisi del respiro del diavolo. Un vero e proprio incubo. Tutti i nemici di Spidey erano sul piede di guerra. Ho cercato di aiutarlo, a modo mio. E alla fine... sì, assurdo. Un ragno mi ha morso. E sono, cambiato. Non volevo spaventare mia madre e ho chiesto a Pete. E ora... siamo ufficialmente Spider-colleghi. Lui mi sta insegnando il mestiere del supereroe e sono diventato bravino con le ragnatele. Faccio ancora fatica a destreggiarmi tra questa vita e quella normale. Scuola, amici, la nuova casa. Ci siamo appena trasferiti ad Harlem. Ma non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro. Gracias, chico. De nada. Che figata incredibile. Ti aiuto. Grazie. Di niente. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Theo è qui vicino. Sì, insegna già la più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Andiamo! Ehi, Pete! Sto arrivando!
Ho perso il convoglio? Ancora no, stanno controllando gli ultimi detenuti. Deve essere una soddisfazione veder tornare al raft i tizi evasi l'anno scorso. Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova di Doc Ock. Speriamo. Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo. Meglio dire a mamma che farò tardi. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pitt a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Calma, rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuto. Puoi farcela. Inspira, espira. Rilassati. Pete, sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a... bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Con carico pesante. Ricevuto LX2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare, specialmente col nostro ospite d'onore. Rilevo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Direi abbiamo un problema. Aspetta, Miles, lasciami tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro? Eric, tu e fuori asse. Miles! Peso sbilanciato. Regia 236. La cloche non risponde. Pronti all'impatto. LX2 precipita! Devi tenersi! LX2 a terra! Nessuna vittima! Carico compromesso! Squadra intervento inviata! Resistete, LX2! Pete, mi dispiace! Io non volevo! Tutto ok, tranquillo. Dobbiamo solo contenerlo prima. Succeda questo. Ciao, bei ragnetti. Musica natalizia preferita, non ti dopo 1964. Bellissima, la mia!
figlio! Wow! Cioè, wow! Ho preso le chiavi, via! Avanti, dobbiamo andarcene! Miles, mi serve una mano qui! Sei libero? Lexi, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Minaccia. Troppo facile. Forse è una mente fragile. Oh! Ehi, Giada! Vengo solo! Molto natalizio! Minaccia. Un'inutile, infida, incontrollata minaccia! Già, proprio qui! Ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po'... complicato. Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mirami, non sei smentiroso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma... è Chiero Musa. Io t'ambiente Chiero. Ora o mai più, Miles. Dobbiamo fermarlo. Arrivo. Dobbiamo fermarlo e anche in fretta. Sì, ma come facciamo? Alziamo la temperatura! Oh, male, male, molto male! Pete, stai bene? No! Oh, no, no, no! Sto bene! Faccio io! Viene da te! Preparati! Ok, sì, forse mi serve un minuto. Un consiglio per la polizia. Non portate i lanciarazzi insieme ai detenuti. Anzi, meglio ancora, non portateli e basta, ok? Devo fare di meglio, Alexia! No! Ok, questo è il problema! Vattene, sei solo dentro! Ehi, voglio solo aiutare!
ancora cavarmela. Per un po'. Finn, punta su di me. Devo fermarli. Hanno invaso il ponte. Non perderà. Non perde mai. Resisti, tieni duro! Vita. Spider-Man, stai bene? Sei vivo? Più o meno. Ragazzi, wow, ma... wow. Arriviamo, spostiamoci da quella parte. Simon Krieger.
capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No, vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati i più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh. Ci penserà la polizia. Beh, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie, ok. Grazie infinite. Bioelettricità. Wow. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera? Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. Non devo rovinare tutto. The city late at night hit a pedestal. Shining on a marble for long, but those on me. They know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reason when I see you, see your eyes. Don't let me catch up, I won't waste any time, cause all I know is in the soul. In this life, palms open wide. In the soul, born off and I'm close. Ehi, hey, Genki! Ehi! Hey, Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare 2 passi. Oh, ottimo! Passa dall'anfiteatro. Voglio mostrarti una cosa. C'entra con Ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento! Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto, molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo. Let the dust settle on Venus. We ran off with diamonds. The media mislead us. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda. Regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo. Bello, provalo, ti copro io. Ok, ci sto. Beh, mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok, come mi sta? Wow,
Morales! Congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume! Vai a Nord per la seconda parte del tuo regalo! Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo! Benvenuti a Solo i Fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato a causa del caos provocato dai vigilanti mascherati. Ci sarà qualcosa di meglio. Ah, di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono DaniCast e questo è DaniCast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la riproduzione automatica dei video in rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di DaniCast. Il posto è questo. Pete ha lasciato diverse attrezzature. Miles, preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. Questa è incentrata sull'improvvisazione acrobatica. Forza, mettiti in posizione. Olo addestramento? Non posso crederci. Primo, combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Ora prosegui con un attacco in volo. E ora un classico, il calcio in oscillazione. Questa olotecnologia è incredibile! Con le componenti giuste potrei renderla portatile. Un'altra abilità chiave, il disarmo. Gli avversari disarmati sono meno pericolosi e stenderli con le loro stesse armi dà una gran soddisfazione. Doppio vantaggio. Ok, sì! È pazzesco! Grazie, Peter Parker! Ora combiniamo queste due mosse. Sui nemici in aria e prendi le redini dello scontro. Tra l'altro fanno un cuore esilarante. Bam! Un classico. E la prossima pratica iniziale. Round a sorpresa. Sì, veloce. Ok, ci sto. Altri nemici in arrivo. Passiamo agli esercizi liberi. Usa le mosse aeree e il disarmo per sconfiggere questi nemici. Vai alla grande, amico Ragno. Bersaglio danneggiato. Schermo blu, no! Tecnologie che possiamo vendere... Oh no! Spider-Man! Eliminiamolo e via col bottino!
Siete qui per una ripassata? Sì? Ok, vi accontento subito. Facciamo fuori il ragno e prendiamo le pipalate. Per assorbi a palate. Solo per la cronaca. È tecnologia brevettata a marchio Spider-Man. La vendita è vietata. Sono trasparenti! Come fa a essere trasparenti? Ricorda, la luce digitale è la chiave di un'altra tecnologia. Per esempio, ma cosa di quei brutoni? Prova! Bella maschera! Aspetta! Ma questa non è una battuta! E sono crudele! Continua ad allenarti e presto farai battute da sbaglio! Pessima idea! Errore di sistema. Il problema dei ladri è risolto. Ora pensiamo al simulatore. Errore critico al circuito AF15. Kernel panic. Ma se riavvio il BIOS... Sì, ha funzionato. Pete ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. Dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Passavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì! Do un'occhiata! Ehi, voglio sapere tutto sui tuoi nuovi spider poteri. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica supercaricata. Ci serve un nome. Che ne dici di potere Venom? Perché brucia come veleno. Sì, non è male. Ora devo scappare. Prima il plaza e poi casa. Ricorda potere Venom, fidati, è perfetto. Dal 136esimo posto all'87esimo, cioè wow! Va bene, andiamo avanti. Oggi sono online dalla lunghissima coda per l'esame di cittadinanza e ho deciso di rispondere ad alcuni dei vostri messaggi. Prima domanda, di dove sei, Danica? Sono nata in Cina, a Fuzhou, ma vivo a New York da quando avevo 6 anni. Altra domanda, che microfono usi? Un viola. Scherzo, il link è sul blog. Terza domanda, qual è lo scopo del tuo podcast? Vedete, ho un'amica, un'ex giornalista passata alla politica, con cui prendo il caffè una volta alla settimana. Discutiamo delle ultime notizie e anche se non concordiamo sempre su tutto, difendere la mia posizione mi aiuta a chiarirmi le idee. Mi spinge a informarmi meglio e a superare la prima reazione di pancia. Perciò mi sono detta, un'amica così farebbe comodo a tutti. E ho deciso di diventarlo io per voi. Ed eccomi qui. E ora devo prendere la metro. Grazie per la compagnia e ricordate che sui social è meglio non prendersi troppe confidenze. Ok, ciao! Ciao, mi chiamo Simon Krieger e quello che hai davanti agli occhi è un reattore a nuvola. Quando sarà attivo, questo reattore soddisferà l'intero fabbisogno energetico di tutta Harlem. Sì, so cosa pensi. Simon, come è mai possibile? E la risposta è Nuform. Una sola capsula di questa rivoluzionaria sostanza può garantire ad Harlem energia pulita e sicura per almeno 500 anni. Presto attiveremo reattori in tutta Manhattan e poi in tutto il mondo. Ci attende un pianeta alimentato a Nuform. Roxxon, energia alle persone.
Ma cos'era? Qui non c'è nessuno. Hanno sfasciato di tutto. Forse stavano cercando qualcosa. Oh. Hanno effettuato una ricerca sul... Cosa pensavano di... Notte da incubo. Tecnologia super. Ma il Venom li ha distrutti. Sì, Genki ha ragione. Venom calza a pennello. Noi lo tratteniamo qui. Voi saliti di sopra. Beccati questo! Non vi ho mai visti prima. Che belle lucine. Ci penso io. Che armi sono? Memoria metallica. Claro. Non possiamo andarcene. Parlavano di Nuform e spedizioni. Devo scoprire cosa sanno per anticipare le loro mosse. Seguivano i carichi di Nuform. Ma perché? Sicurezza Roxxon. Ora tocca a loro. Ci penserò più tardi. Devo tornare a casa. Non vedo l'ora di abbuffarmi con la cena di Natale. Quella banda e i carichi di Nuform possono aspettare fino a domani.
posso cambiarmi qui. Fortuna che Genki si fermi da noi per un po'. Potremo lavorare a nuovi equipaggiamenti. Idee per nuovi spider costumi. Meglio che mamma non veda. Questo l'ho visto con Pete. Piangeva come una fontana alla fine. E anch'io. Cavolo! Certo che questa TV è vecchia come abuela. Il diploma delle medie. È da un pezzo che non vedo quei due. Vediamo a che sta lavorando. Oh, Speed Nonagon! Spero lo finisca presto, voglio provarlo. Devo ancora impacchettare le ultime cose di Abuela da spedire a Porto Rico. La salsa di guava è squisita. Cos'è stato? A posto, ne è caduta solamente una goccia. Rimedio! Non fa niente. Ah, e bendito! Mio, che guapo! Gracias, mami. Ho invitato un ospite stasera. Puoi riordinare la casa? Oh, magari metti su della musica per l'atmosfera. Ah, Nadja. Sul serio? Chiamata di lavoro anche la vigilia. Il comizio di domani non si organizza da solo. Ora, per favore, prepara tutto. Pronto? Ehi, Nadja, gli anosti erano il permesso para mañana. 15 anni a Brooklyn senza macchie. Poi arriva Harlem. Deve essere un segno. Io pensé che gli abbiamo sienato esos formularios. No? Ai, esto nunca termina. Sarai fiero di me, papà. Sì, claro. La vista non sarebbe male senza il Roxxon Plaza. El dijo che? No, te credo. L'albero di papà è ancora tra noi? Sì, per fortuna è sopravvissuto al trasloco. Nessun Natale come un Natale a Brooklyn. Papà lo diceva sempre. Seguro che sì. El dijo che? No, te credo. Ese hombre sta loco. Oye, espera hasta que llegue la hora della cena, por favor. Sì, mamma. No, non lo credo. Come l'ospite, forse zio Aaron. Un secondo. Sai che non lo voglio qui. Sai, pensavo... Non importa. Ne parliamo dopo, d'accordo? Nadja, eccomi. Devo fare qualcos'altro? Puoi mettere un po' di musica? Grazie, piccolo. E se mettessimo della musica? Sì, funziona ancora.
Con questa storia del supereroe faccio il triplo delle docce. I capelli sono a posto, no? Però legalmente, sempre quando manteniamo una distanza dell'occhio. Mamma si è candidata al consiglio comunale. E la gente di Harlem la adora. Neanche mamma ha finito di sistemare. Wow, quella carta da parati è puro stile abuela. Che cos'è? Ah, sarà finito qui durante il trasloco. Il dossier di uno dei casi di papà. Chi è Prowler? Chissà se papà l'ha preso. Non li ho più toccati dopo la bomba al municipio. L'album preferito di papà lo metteva ogni domenica prima di fare il caffè. Mamma ne ordinò 100 copie perché nell'articolo compariva il nome di papà. Chi è Spider-Man? Se solo sapessi, ma... Borace sbiancante, borace ipoclorito... Che cosa hai scelto, DJ? Il miglior disco di sempre? Una volta non ti piaceva il jazz. Lo amo grazie a tuo padre. Il campanello è guasto da secoli. Miles, ci pensi tu? Certo. Come stanno i tuoi? Finn! Ehi! Campanello aggiustato. Che bello vederti! Come stai? Saranno... mesi. È cambiato molto. Sì. È proprio vero. È il nostro ospite d'onore? Venite voi due. La cena è quasi pronta. Finn, sono così contenta che tu sia venuta. Grazie per l'invito, signora. Ci sei mancata. Soprattutto a questo qui. Ciao. Finn, lui è Genki, un mio compagno della Brooklyn Visions. Genki, lei è Finn, la mia migliore amica. Oltre a te. Oh, sì, avete vinto il concorso di scienze della contea, no? Con un... convertitore d'energia. Flick! Qui l'impianto elettrico è un disastro. Controllo il salvavita. Gracias. Quindi? Natale a lume di candela? Non sono stata io, ho solo aggiustato il campanello. Non ci avevo pensato. Sarebbe straordinario se riuscissi a togliere la corrente a tutto il palazzo. Straordinario in negativo. Forse non è il termine giusto. Memorabile? Molto meglio. Dobbiamo trovare una soluzione per il cibo. Forse ho degli scaldavivande che vanno a batterie. Sono ancora negli scatoloni? Quanto resisterà prima di freddarsi? Ah, non molto. Miles, hai controllato il salvavita? Vado. Potrei accendere un falò in soggiorno. Oh, e arrostire marshmallow. Non sul pavimento nuovo, scordatelo. Mi spiace, Finn. È la tua prima visita nella casa nuova. Non ti avrà fatto una grande impressione. È un bellissimo appartamento, anche al buio. Conosco Miles da molto tempo. Perché non ti ho mai vista? Vai dritto al punto, eh? Beh, è uno dei miei pregi. Io e Miles ci siamo persi di vista. Penso sia molto impegnato, come me. Già. È il bello delle vacanze. Riunisce le persone. Sì, hai ragione. Ti serve aiuto con il salvavita? No, faccio io. Quindi sei un genio della scienza. Sai programmare applicazioni mobile? No, il mio ambito sono l'ingegneria o lo studio dell'elettricità, cose così. Bioelettricità? Sì, sembra interessante. Perché? Così, per dire. Dove hai conosciuto Miles? Compagni di stanza alla Visions. Lui era un uccellino spaurito. Ho dovuto prenderlo sotto la mia ala. Molto generoso da parte tua. Tocca a te, Finn. Come hai conosciuto Miles? All'asilo.
Durante una ricreazione smontammo un aspirapolvere per capire come funzionasse. Siamo amici da allora. Sì, ricordo la telefonata della maestra. Ne è valsa la pena. Circolo della robotica, concorsi di scienza. Non ci sarei mai arrivato senza il sacrificio di quel piccolo ed eroico aspirapolvere. Lo porterò sempre nel cuore. Ma quel signore del rifugio, viene anche lui stasera? Signore, Peter Parker. Un amico che Miles ha conosciuto facendo volontariato al FIST. Ha 24 anni. Sì? 24 anni? Vecchio. No, Peter non verrà. Miles ha detto che è in Europa con la fidanzata per qualche settimana. Vacanze in Europa? Decisamente vecchio. È più complicato competere in un'elezione speciale. Molti a gennaio non andranno a votare. Sì e no. Gli spazi non mancano. La vera sfida è informare la gente su dove e quando si vota. Se serve, posso aiutare con le telefonate. Potrei approfittarne. I blackout non mi dispiacciono. Mi ricordano i campeggi con mia madre. Io non ci sono mai stato in campeggio, sai? Neanch'io. A mia madre dispiaceva che non si vedessero le stelle ad Harlem. Così ogni estate trascorrevamo 3 giorni nel bosco. Solo gli zaini e la nostra voglia di avventura, diceva. Deve essere molto bello. Oh sì, lo era davvero. E anche un po' spaventoso. A volte anche quello. Brutte notizie. Non c'è corrente. Tutto quanto l'isolato è al buio. Do un'occhiata fuori dalla scala antincendio. Ok, ma stai attento. Ok, non posso arrivare al trasformatore da qui. Non senza potere. Palazzi senza corrente. C'è gente sul tetto, non posso salire. Sì, l'intero isolato. Spero che nessuno mi veda quassù. Non guardare fuori, non guardare fuori. Cosa starà combinando Miles? Confido in lui. Gli scaldavivande non basteranno per salvare la cena. La mia bioelettricità può stendere Rhino, ma riuscirà a salvare il Natale. Senta anche la caldaia. Bianco Natale. Freddo Natale. Nell'Upper East Side non hanno mai problemi alla rete. Figuriamoci poi a Natale. Perché su Altezza Renorme. Qui a nord sono la Rox e la Oscorp a fare il buono e il cattivo tempo. Il nostro palazzo resta. Ma il nostro sala è tutta una luminaria. Spero che i tecnici lavorino anche di mattina. Eccolo. Un tubo di bioelettricità e dovrebbe andare. Cavolo, quanta luce! Non ci avevo pensato. Devo rientrare subito. Forza, Genki, distraile. Non c'è niente da vedere. Forza, Genki. Miles è ancora fuori? Che ne dite? Di una bella foto? Adesso? Sì, sapete, certi momenti vanno immortalati. Non aspettiamo Miles. No, lui odia le foto. Coraggio, stringetevi. Pronti? Bella foto, bella foto. Oh, ciao. Miles. Qualcuno ha fame? Andate a sedervi, ci penso io. Che profumo. Yeah.
raccontaci un po' che cosa stai facendo. Ancora il circolo della robotica? Ho dovuto mollare, ma studio biotecnologie per conto mio. Che nerd. Parla quello che deve mettere la cravatta a scuola. Ehi, solo il martedì. Tuo fratello Rick lavora ancora alla Roxxon? Chi lavorerebbe per loro dopo aver visto il suo ultimo spot elettorale? Lei ha distrutto Simon Krieger. Oh, a proposito, Genki, tu te la cavi molto bene con i social, non è vero? Spargeresti la voce sul comizio di domani? Sì, a mezzanotte sarà virale. A volte ho l'impressione che il mio vero rivale sia Simon Krieger. Qui la Roxxon è troppo influente e oltretutto deve rispondere solo ai suoi azionisti. Ma ad Harlem serve qualcuno che rappresenti la comunità. Questa è la candidata che parla, se non te ne sei accorta. Vuole controllare prima che li metta online? Oh, sì, sì, non premere invio! Allora, che ti succede? Che intendi? Mi sembri, non so, distratta. Ti va di parlarne? Non stasera. Siamo a Natale. Invece, come sta andando il trasloco? Insomma, tutto ok. Lo odi. No. Quello è il tono che usi quando non vuoi dire la verità. No, solo qui non conosco nessuno. E quando vado in giro mi perdo sempre. Devi trovare un buon ristorante, un barbiere, un campetto in cui giocare. Per ambientarti. Ti va se usciamo domani? Solo io e te. Non hai da fare? Sono in vacanza. Posso rimandare i compiti di almeno una settimana. Ok, ti scrivo. È deciso. Cioè, è un'uscita tra amici, ovviamente. Ci sai fare come sempre, non c'è che dire. Miles? Dormi ancora? Sì. Sono rimasto sveglio a creare l'app del tuo nuovo costume. Ha un sistema operativo davvero assurdo. Mai visto uno così prima. Ma ho usato un processo di ingegneria inversa per risalire all'architettura dei plugin e... Ti sei riaddormentato, non è vero? Miles! Ci sono! Ci sono! Io qui ho quasi finito. Oh, grazie. Vuoi provare la mia app? Sì, coso. Facciamolo. Sono collegato ai tuoi dati. Testiamo questa bomba. Ok. Vedo tutto ciò che vedi tu. Come fai a non vomitare di continuo? Con molta pratica! Benvenuto all'amichevole app 1.0. Ora i newyorkesi possono scriverti direttamente e segnalare i crimini in corso. Bella grafica! Grazie! Oh, guarda, abbiamo già una richiesta! Richiesta è di un certo Aaron Davis. Aspetta, cosa? Quello è mio zio. Ma lo sa che sei Spider-Man? No, deve essere una coincidenza. Vado alla stazione della metro. Cosa succede? Salve! Serve aiuto? Sono Spider-Man, a proposito. Sì, lo so. Aaron Davis. Qualcuno deve aver manomesso i sensori. Ricevo dati confusi dal relè principale sopra Grand Central. Vado. Aspetta! Ehi! Sì?
Dov'è l'altro Spider-Man? Oh, è in vacanza. Ma tranquillo, ci penso io. Sicuramente non mi ha riconosciuta. Oh, sta chiamando dalla app. Qui Spider-Man. Dimenticavo. L'altra sera c'è stata un'infrazione di vicino a Robson Park. La banda si chiama Underground. Stamattina li ho visti alla mia fermata. L'Underground? Potrebbe dirmi nient'altro su di loro? Si considerano una mafia emergente. Esistono da tempo, ma c'è stato un cambio al vertice. Ora comanda Tinker. Tink, grazie per la dritta. Allora, mi capita spesso di chiamare Spider-Man per chiedere aiuto? Non sapevo come contattarlo prima di questa. Ma ieri sera ti ho visto in TV mentre combattevi con Ryan. Mi è sembrata la persona giusta da chiamare. Bene. È da molto che lavora per la metropolitana. No, dall'anno scorso, dopo che mio fratello è... Avevo bisogno di cambiare vita e questo lavoro mi sembrava l'occasione giusta. Ma se i treni si fermano durante il mio turno, beh, io non ci faccio certo una bella figura. Beh, quando li avremo aggiustati, potrà dire al suo capo che ha dimostrato iniziativa utilizzando l'amichevole app di Spider-Man. Senza dubbio. Buona fortuna con i sensori. Ecco i sensori. Qui ci sono decisamente troppi fili. Staranno interferendo con il segnale. Dove portano questi cavi? Devo entrare in quel deposito. Potrei provare dalla porta. Ehi! Ehi, anche a te! Qualcosa sta disturbando il segnale dei relè. Che strana tecnologia. È un peccato, ma... I sensori funzionano. Che hai fatto? Ho sistemato il sabotatore. E a quanto pare ha dimenticato qui i suoi giocattoli. Ehi, ti richiamo più tardi. Wow. Potrei costruirci i droni olografici di Pete. Emette un segnale radio molto particolare. Forse posso seguirlo. Ah. Sembra che ce ne siano altri in giro per la città. Bene, proviamo questi droni olografici. Non puoi fermarci, Spider! Quell'affare è qui! Pensate a Spider-Man! È tecnologia olografica! Occhio! Ehi, Underground! Dobbiamo smetterla di incontrarti! Al tappeto! Ok. Spero che i treni siano tornati in funzione. Meglio chiamare zio Aaron. Pronto? Signor Davis, com'è la situazione? Ricevo segnale, ma non ci sono treni in transito. Deve essere un problema al deposito. L'Underground ha sabotato i sensori. Stavo pensando, la Roxxon usa mai la metropolitana per trasportare il Newform? La Roxxon? Beh, la metro trasporta passeggeri, non merci.
ma ci sono stati degli aggiornamenti alla linea legati al Roxxon Plaza. Quindi potrebbero usarla di nascosto. Indagherò. Allora, ha parlato di suo fratello? Ha altri parenti? Non li vedo da tempo. Prima dovevo sistemare alcune cose, come trovare un lavoro. Ma mi mancano. Soprattutto mio nipote. Facevamo musica insieme. Forse ora potrà riprendere a vederlo. Vederla, la famiglia. Lo spero. Ciao, scappo, devo fermare l'underground. Ciao! Scusa, che tu, permesso, ma... Spider-Man in arrivo. Via! Distruggendo tutto. Forse posso fermarli con discrezione. Andiamo! Devo spingerli a dividersi. Tinkerer vuole che agiamo in fretta! Queste cose richiedono tempo. Cos'era quel rumore? Ora della siesta. È ora di testare il visore di pinta. Bene, ora posso tracciarli. Un attimo, c'è qualcosa lì. Ci sono delle ragnatele! Deve essere Spider-Man! Dio spintino, staniamolo! Tu sei solo, dovete venire! Noi siamo un esercito! Un attimo, c'è qualcosa lì! Non puoi essere un eroe se scappi sangue! Serve qualcun altro qui! Non ti... Un attimo, c'è qualcosa lì! Ok, eccomi qui. Penso io. Ragazzi!
Ragazze, problemino, qui non c'è nessuno. Non mi tiro indietro. Forse non hai capito chi stai sfidando. Ehi, prenditi una pausa. Non mi ha neanche visto. Sono così dolci quando dormono. Cos'è stato? Siamo in troppi, Spider-Man, rassegnati! Ehi, vuoi essere un supereroe? Dimostralo! Sogni d'oro. Lowry, dove sei? Qualcuno vada a dare un'occhiata. Shh. Ci penso io. Il vero Spider-Man non ti nasconderebbe. Ehi, è successo qualcosa qui. Forse è Spider-Man! Sono finiti. Ora pensiamo a riportare i vagoni sui binari. I comandi saranno nell'ufficio. Tinkerer. Lo zio ha detto che è il capo. Cavolo, hanno sfasciato i controlli. Dovrò riportare i vagoni sui binari a mano. O con le ragnatele. Posso usare la piattaforma. Funziona. Ci sono quasi. Assicurarmi che resti giù. Sì, ci siamo. Ora passiamo agli altri. L'underground studia gli spostamenti del Nuform e poi chiude la metro. Forse vogliono tagliare... Sì! Ok, ne manca uno. I vagoni sono sui binari. Ora serve corrente. Hanno spacciato i controlli, ma il generatore è integro. Ok, potrei usare l'energia per avviare i treni. Le mie ragnatele sono conduttive. Signor Davis, come va ora? È cambiato qualcosa? I miei pannelli si sono illuminati a festa. Bravo. Lieto di essere stato d'aiuto. Per qualsiasi cosa mi contatti dall'app. Aspetta, ho qualcosa che può servirti. Non è molto, ma... Per me? È il minimo che possa fare, visto che mi hai salvato il posto. Fico, arrivo.
Ehi, Miles, sono appena atterrato in Europa. Com'è andato il primo giorno da Spider-Man titolare? Niente male. Ho scoperto un complotto nel mio quartiere. Un classico. Hai un piano? Sto improvvisando strada facendo. Come un vero Spider-Man. Beh, se hai bisogno di me, sono a un tiro di cellulare. E di volo intercontinentale, ma fa lo stesso. Certo. Oh, e grazie infinite per il regalo. È fantastico. Te lo sei meritato. Ah, devo andare ora. MJ mi chiama. Ehi, intervento alla metro ha fatto esplodere l'app. Sei pieno di richieste. Come... questa di Teo? Lui è un grande. Ah, gli darò sicuramente un'occhiata, ora che tutta la città conta su di me. Siamo l'app più scaricata di New York. Dai un'occhiata quando risolvi la questione di tuo zio. Lui ancora non sa chi sei, vero? Ho rischiato un paio di volte, ma non mi ha scoperto. Controllo l'app appena ho finito qui. A dopo. Ehi, hey, Spider-Man! Appena finisco qui, devo chiamare Finn. Oh, salve, signor Davis. Sono quasi lì. Fai in fretta, Spider-Man. L'underground è qui. Piazzano bombe sui binari. Bombe? Sul serio? Forse non hanno apprezzato il tuo intervento. Arrivo il prima possibile. Resista e non esca allo scoperto. Ho già qualche idea su come usarlo. Fermarli su. Penso io. L'hai fatta. I treni sono ripartiti. Addio, Underground. Ottimo lavoro.
Il prossimo treno arriverà fra 5 minuti. Siete pregati di allontanarvi dai clienti. Underground ha danneggiato il costume. Si può sistemare. Ora è tutto ok? Sì, grazie a te. Ah, ehi, tieni. Un anno di abbonamento alla metro. Grazie. Il nome è quello giusto? Ma come... Ok, io devo andare. Aspetta, Miles. L'ho capito durante il telegiornale di ieri. Il modo di muoverti tra gli evasi. Schivando a destra e sinistra. Mi hai ricordato quando ci inseguivamo al parco con tuo padre. Eri già veloce. Ma adesso... Tranquillo, non lo dirò a tua madre. Promesso. Promesso. Guardati, se tuo padre potesse vederti. Darebbe di matto. Sì, senza alcun dubbio. Quindi hai sostituito l'altro Spider-Man? Nah. Te l'ho detto, è in vacanza. Giusto. E ti ha lasciato il posto. Sì. Un compito impegnativo alla tua età. Posso farcela. Lo spero. Però, se te la vedi brutta, chiamami subito. Io ci sarò. Ok? Ok. Grazie, zio. Genki ha detto che l'app va forte. La città ha bisogno di uno Spider-Man. Meglio andare in perlustrazione. C'è stata una rapina alla bodega di te. Spero di poter aiutare. Santo cielo! Santo cielo! Non mi dispiace, Deb. Spider-Man, dove sei? Ehi, sono qui. Cosa? Non tu, il mio gatto, che si chiama come il vero Spider-Man. Comunque, dei bastardi mi hanno rapinato. E devono aver preso anche lui. È terribile. Hai visto dove sono andati? Li ho sentiti parlare della sottostazione elettrica, a due isolati da qui. Troverò loro e il tuo gatto. Certo, grazie. Male non può fare. Lo so. Meglio chiamare Genki quando arrivo lì. Cosa ci faranno quei tizi in una centrale elettrica? Il prossimo treno arriverà. Entro da lì. Genki, mi serve aiuto. Dei ceffi hanno rapinato Teo e sono corsi alla centrale elettrica più vicina. Strano. Hai stuzzicato la mia curiosità. Ti seguo dalla diretta video. Trasformatori. Ok. Quante stazioni dobbiamo sfasciare? Ti sembra una necessità. Pensa a sparare e a tagliare cavi. Gli ordini sono ordini. Occhio ai ragni. L'isolato dovrebbe restare al buio, giusto? Credo di sì. E se mettiamo fuori uso più stazioni, la polizia non avrà tempo di reagire. Non sono abituato a piani così geniali. Perché hai sempre pensato in piccolo? Questo lavoro è un'opportunità a lungo termine. Cos'è stato? Qualcosa mi puzza, letteralmente. Cos'è stato? Cos'era quel rumore?
Occhi aperti, c'è il ragno! Spider-Man! Ma quale? Ho sentito che diavolo è stato? Qui mi serve una mano! Questa storia non mi piace! Giù il sipario. Va bene, sto arrivando! Avanti, è qui da qualche parte! Piantala subito, testa di tela! Sogni d'oro. E vada, Pip. La carica della centrale è al 64%. Cerca un sistema di backup. Ottima idea quella degli impianti di backup. Guardami bene come eroe. No, io guardo e basta. Devo trovare il gatto di Teo. Spider-Man! Ehi, fermo! Spider-Man si è infilato in quel condotto. Ce l'ho fatta! Sto arrivando, Spider-Man. Resisti. Spider-Man, fermo! Credo di sapere cosa vogliono quei tizi. C'è una banca lì vicino. Zero corrente uguale zero sicurezza. Quindi ripristinando l'elettricità sventeremo una rapina. Fermiamo il crimine prima che avvenga. In un mondo dove due eroi prevedono il futuro è nelle loro mani. va bene, concentriamoci. Queste sono radiatele, occhio! Perché il capo ha deciso di stabilirci proprio qui? Guardati intorno, Harlem è nel caos. E il capo non si lascia mai sfuggire un'occasione. Occhi aperti, il ragno è qui! Mi servono rinforzi! Eccomi, spero che ne valga la pena. Ho sentito un rumore. Esci fuori, testa di tela! Vieni fuori finché sei in tempo! Mi servono rinforzi! Forza, vieni fuori, Spider-Man! Ho sentito un rumore. Ti troveremo! Sparisci adesso e nessuno ti farà male. Ehi, aiutatemi! Oh, sono così dolci quando dormono. Non puoi sfuggirci, Spider-Man! Sei mio, testa di tela! Paura, insetto? Vieni fuori! Non è la tua giornata. Scusa.
Accidenti. Non siamo soli, gente! Prima o poi ti stanerò! Che diavolo succede? Che siano stati ingaggiati da qualcuno. Ma da chi? Cosa? Ok, l'energia è a zero. Capito. Vediamo, luci di emergenza. Ok, carica gli altri sistemi di backup per riattivare la corrente. Ok. Cosa ne servono per sabotare una centrale? Silent! Non mi avevi... Era un dopo! Devo essere più veloce. Salve! Chi vi manda? Qualcuno che conosco? Tolgo di mezzo! Non scherzo! Chi ha organizzato il colpo? Spider-Man! E resta giù! Cerchiamo gli impianti di backup. Ok, muoviamoci. Devo trovare il generatore principale e farlo funzionare. Questi tizi continuano a parlare del loro capo. Chi può essere? Non saprei. Rapinare banche va di moda. Beh, era giusto chiedere. Ecco l'interruttore principale. Devo sbarazzarmi di questi tizi e scoprire come aggiustarlo. Sveglia, gente! Qualcuno sta cercando di rovinarci la festa! Come voleva si dimostrare? Se fosse sempre così facile. Sì, ma alla fine vince sempre! Non direi. Dimentichi Spider-Man. Dunque abbia pianificato il colpo non sembra un grande fan di Spider-Man. Sarà l'altro ragno. Io non ho così tanti nemici. Per ora? Quanto ottimistico. Come sta? Adoro le feste perché... c'è più roba da rubare. Vorrei di aver sentito qualcosa. Forse. È sempre più dura guadagnarsi la pagnotta per un onesto criminale. Ho sentito un rumore. Un altro trionfo per Spider-Man! Ciao! Niente, lo sarò immaginato. Ehi, qui abbiamo un problema! Cos'è stato? Spero di non incontrare ragni. Niente, lo sarò immaginato. Tenete gli occhi aperti, è qui nei paraggi! Ehi, guardatevi le spalle! Esci fuori, testa di tela! Forza, andiamo! Non te l'aspettavi, scommetto. All'attacco! Hai chiuso, ragazzo! Vediamo l'interruttore. Accidenti! Non arriva corrente. Serve un generatore. Eccolo qui. Il generatore è acceso, ma temo non sia collegato.
Collegamento ok. E luce... Cos'è questo rumore? Va tutto bene, micio. Spider-Man? Non puoi prenderlo! Qui stiamo cercando di fare amicizia, se non l'avessi capito! Kennedy, ci ragazzo! Ditemi chi ha organizzato il colpo! Consegnatemi il gas e vi lascerò andare, d'accordo? Scordatelo! Non deve scappare! È ferito! Non scherzo, voglio il nome del vostro capo! Oppure lo scoprirò da solo! Lui è 10 volte meglio di me! Ti meriti una lezioncina! Com'è possibile che il vostro capo sia peggio? Li ho demoliti! Tu non uccidi! Il capo invece sì! Non può farcela da solo! Sei morto! Massimo tempismo per fare l'eroe! Preso! Sotto con l'interruttore. Forza e coraggio. Andiamocene, Spider-Man. Coso! Corrente ripristinata, rapina sventata, gatto Spider-Man salvato! Grandissimo come sempre! Accedo all'app ASMQ e pubblico un post su questi tizi. Forse ci aiuterà a scoprire chi abbiamo di fronte. A dopo! Ehi, Teo! Ho una sorpresa per te! Ah sì? Che cos'è? Spider-Man! Sei andato all'avventura! Oh, papà era molto in pensiero. Sì, per colpa tua. Oh sì, per te. Ottimo lavoro, Spider-Man numero 2. Grazie. Sì. Certo. Ehi, hai scoperto per chi lavoravano i nostri ladri di gatti? Sto seguendo due problemi che potrebbero essere collegati. Rapine nelle vie commerciali di Harlem e uno strano trambusto al Fist Nord. Appena so qualcosa ti scrivo sull'app. Perfetto. Grazie. Ehi, come va, Spider-Man? Miles, oggi allora ci vediamo? Non mi hai più scritto. Ah, hai ragione, sono stato un po' preso, ma ora sono libero. Dimmi, dove ci vediamo? Ok, tra la 78esima e West End. 78esima? Al Museo della Scienza? Perché? Vedrai, non fare tardi. L'incrocio tra 78esima e West End. Immagino che scoprirò presto cosa intendeva. Hola, mijo. Volevo dirti che al raduno di stasera ci sarà anche il mio food truck preferito. Cerca un logo con un ghiro gigante. Ok. Grazie per il consiglio. Ah, mamma, volevo chiederti, visto che sai tutto quello che succede ad Harlem, conosci l'underground? Ah, sì. Sono vandali che attaccano le proprietà della Roxo. E stanno anche reclutando i ragazzi del quartiere. Perché non hanno provato a coinvolgerti in qualche pazzia, vero? No, no! Me ne ha parlato zio Aaron. Già, l'ho incontrato per caso alla fermata sotto casa. Sapevi che lavora per la Metro? No. E non voglio che parli con lui, lo sai. Ma tu e papà non mi avete mai spiegato perché non posso più vederlo. Un tempo veniva spesso a trovarci. Dovresti chiedere ad Aaron. Sì, un attimo! Scusa, tesoro, qui siamo nel piano dell'organizzazione. Tranquilla,
corri a salvare il mondo. Un voto alla volta. Ti ho mai detto che sei il mio figlio preferito? Non ho molta concorrenza. Ciao, ti voglio bene. La scala antincendio è un po' traballante. Attenzione. Ah, ho capito. Ecco perché ci vediamo qui. Volevo darti buca, ci hai messo troppo. Aiutami, è bloccata. La capsula ha visto giorni migliori. Ricordi la combinazione? Sì, cavolo, Ma come? Dovete imparare il codice a memoria. Non sarò sempre qui ad aiutarvi. Lo impareremo, tranquillo. Lo impareremo, sì, sì, certo. Allora, sapete già cosa metterci dentro? Capsula segreta. Lo sappiamo solo noi due. Ah, giusto. La prudenza non è mai troppa. Ehi, Rick, pensi di accettare il lavoro alla Roxxon? Perché? Altrimenti lo vuoi tu? Forse. Dipende dall'offerta. Ok, sei ambizioso, eh? Beh, la proposta è allettante. Vogliono affidarmi le energie pulite. E mi conosci. L'energia pulita salverà il mondo! Adoro i miei piccoli nerd. Oh, parli del diavolo. La Roxxon. Torno subito. Ricordi il codice, vero? La sequenza di Fibonacci. Bene. Il nostro premio. Beh, del resto il nostro convertitore spaccava. Vero. Secondo te è ancora esposto al museo? Lo spero. Wow. Guardaci. Che due imbranati. Rick è sempre perfetto, invece. Già. È successo qualcosa? Cos'è? Avete litigato? No. Nessuna lite. Finn... È tutto ok. Perché ci siamo allontanati? Cavolo, è tardi. Devo andare. Ehi, sento che ci stiamo nascondendo qualcosa. La prossima volta, niente segreti. Ok? Ok. Forse. Se sarai puntuale. Ci sentiamo, piccoletto. Lo sai che sono cresciuto, vero? Non qui dentro. Il diploma delle medie fu un'esperienza agrodolce. Finn andò alla Midtown High. Io alla Brooklyn Visions. Ci terremo in contatto, pensavamo, ma... il liceo è tutto un altro mondo. Cavolo, è stato bello rivedere Finn. Potrei cercare anche le altre capsule del tempo. Ma più tardi devo tornare per il comizio di mamma. Per fortuna ho il mio abbonamento della metro. Telefono, c'è. Tessera metro, c'è. Le chiavi di casa? Sì, le ho.
Forza! Faremo tardi! Ehi! Bello, ora ti riempio il costume di neve. Lo hai ancora addosso? Sì, per sicurezza. Andrà tutto bene. È per questo che adoro vivere ad Harlem. Eventi improvvisati, il miglior cibo in città, musica da paura. Sì, è proprio fico. Che idea ti sei fatto di Rio Morales? La voterai? Strano, sono mia mamma in politica. Per me è sempre stata solo un'insegnante. L'attitudine è la stessa, no? Riunire persone, educarle, fare in modo che non si prendano a sassate tra di loro. È splendido. Prego. Oh. Scusa. Anch'io voglio iscrivermi al corso di lingua dei segni. Ormai vado forte in spagnolo. Ah sì? Desde quando? Tesoro, ti preoccupi? Gloria, ciao! Ehi, hey, Miles, lei è la mia compagna, Steph. Anche lei fa volontariato al FIST. Piacere di conoscerti. Sono sicura che ci vedremo al rifugio. Oh, a proposito. Non hai turni fino alla fine delle vacanze. Sempre che si riapra. Che vuoi dire? Non preoccuparti. Goditi il comizio di tua madre. Ti chiamo dopo le vacanze. Che dolce. Vuoi andare al comizio? Resisto, devo ballare. Che secondo voi suoneranno del reggaeton? Certo che devi prenderle di più. Ehi, facciamoci uno d'orte, però. Ad Ari. A suo dire, l'azienda sta allontanando dal quartiere i residenti e le attività locali. La Morales ha anche criticato l'uso del Moonform, ovvero la nuova forma di energia brevettata, definendola non sicura e, parole sue, avvolta dal mistero. Seguiremo l'evento per tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi. Rimanete con noi. Ok, facciamo un soundcheck vicino al parco. Zio Aaron, non mi aspettavo di vederti qui. Me ne vado prima che arrivi tua madre. Lui chi è? Il mio amico Genki. Mi aiuta con una ricerca sui ragni. Ah. Tieni in riga mio nipote, ok? Ci provo, ma con lui non è facile. Sono ancora qui, sapete? Goditi il comizio, ragazzo. Ma gliel'hai detto? L'ha capito da solo. Ti racconto tutto a casa. Il marchio dell'underground. Che altro combineranno? Beh, spero capiscano che Spider-Man è troppo forte per loro e rinuncino. Magari. Ehi, hai buona fortuna, signore. Grazie, Tim. Guarda, Roxxon non smette un attimo di vigilare, eh? Quanto pare. Buenas noches, vecinos! Ricordate cosa abbiamo perso quando la Roxxon ha demolito il quartiere? Ehi, è tutto ok? Te lo ricordo io. Sì, è solo... Lì c'era la gelateria Paolo, comizio, che Paolo preparava il miglior gelato artigianale di New York City. E l'asilo Giunipero. Andrà tutto bene, beh. Sono cresciuti. Tua madre è protetta dalla sua gente. La chiesa di Santa Teresa. Poi, al quartiere ogni ora domenica sei Spider. E mercoledì. Anche ora la Roxxon sta inondando l'intera città con il Nuform, un carburante sperimentale, senza spiegarci i suoi rischi. Questo messaggio è per la Roxxon. L'uomo a cui obbedite, Simon Krieger, è un assassino. Questo edificio è un monumento a tutti i crimini che ha commesso. Non permetterà che apra. L'underground, lo fermerà. Qui abbiamo un problema. Ci siamo. Fermi! Indietro. Mantenete la calma! Non puoi scappare! Puntare!
Tu pensa a loro. Io aiuto tua mamma. L'aiuto io. Andiamo. Tinker. Ok. Accendo i tuoi inferi. Tutto è possibile. Buona idea. E Genki, grazie di tutto. Di nulla, bello. Al diavolo voi e le vostre lucine! Non ci sono! Mijo, stavolta è diverso dal mio. Stiamo tutti bene. Resta al sicuro. Entiendes? Quando torno, ti faccio firmare il verso. Ok, ma... non svemo se in casa. Te quiero. Zio Aaron, tutto bene? Tutto bene. Stavo cercando te e tua madre. Dove ti trovi? Vado al Braithwaite Bridge. C'è stata un'esplosione. Ok. Ma se arriva la Roxxon, scappa. Capito? Cercheranno qualcuno a cui scaricare la colpa e non si accontenteranno di Tinkerer. Ok, terrò gli occhi aperti. L'esplosione è stata enorme. Devo sbrigarmi. Era solo l'inizio. O un diversivo. Vai,
Ehi! Non ammazziamoci tra noi, ok? Ci interessa il Nuform. Ignorate il resto. Sbarazzatevene e prendete tutto quello che potete. Che stai facendo? No. Lo destabilizza. A terra! Trattenetelo. Ha fatto saltare il cranio. Mike, ho visto l'esplosione. Tutto ok? Io sto bene, ma hai visto? Tinker è... Green. Ci credo. L'ho incontrata ora. Se solo avessi capito prima! No, non è così. Ero così felice di vederla, da rifiutare la verità. Devo stare più attento. Non c'è parte, senza il vero. Io voglio andare! L'ha distrutto! Un ponte crollerà! Devo fare qualcosa!
Serve qualcosa che faccia da ponte. Posso farcela! Tanti. Stanno tutti bene. Dopo l'esplosione il ponte ha iniziato. Abbiamo l'altro Spider-Man a tiro. Attendo ordini. Che succede? Non ne ho idea. Roger. No! No, non sono un nemico! Che cosa state facendo? Ci ha salvato! Lasciatelo stare! Vi sto riprendendo! Ragazzi. Siamo tutti morti. Metta via il telefono! Ho detto di metterlo via! Ora! Ehi, non la toccare! Andatevene! Ultimo avvertimento! Li ho salvati! Ma cosa? Dove è finito? Oh mio Dio! È caduto! Lo hanno spinto! Dobbiamo aiutarlo! La Roxxon non prometteva energia alle persone. Pallottole altro che energia. Non mi hanno neanche ascoltato. Stai bene? Non lo so. Oggi abbiamo ospite Simon Krieger per parlare di quanto accaduto al Braithwaite Bridge. Dunque, a me il nuovo Spider-Man sta anche simpatico, ma la sua, come chiamarla, bioelettricità... Vuoi fare colazione? ...ha danneggiato gravemente delle proprietà della Roxxon e ha anche distrutto il ponte. Sono tutte balle. Non è andata così. Fine Tinkerer. Ha rubato il Nuform. Non so il perché. E il ponte è crollato per colpa mia. No, non è vero. Vado alla sede del comitato elettorale. Volete che vi prenda qualcosa? Posso portarvi del dulce de coco? Ma non molli dopo ieri sera. Perché dovrei? Ho promesso di proteggere il quartiere. E lo farò. Potevi morire. La nostra famiglia non si arrende. E lo sai. Mamma. Il dulce de coco mi andrebbe. Se non ti dispiace. Non mi dispiace. Con i miei poteri pensavo di poter risolvere qualsiasi cosa. Fare tutto ciò che fa Spider-Man. Quando parli di Spider-Man, intendi sempre l'altro.
Tu sei Spider-Man. Troverai un modo. Il tuo modo. Here we go. Found my position, let's hit the road. Came alone, now my people here with me, I'm in my zone. And it felt like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment, cause I gotta go for the time's gone. Ain't scared of the dark, cause I'm bringing the light with a nice long. I shine on. See it coming, I don't need a sign. Just the moment, I'ma make it mine. This is my time. Mio, la situazione sembra seria, eh? In questi tempi l'amichevole app è più utile che mai. Ci serve un nome più breve. Le app migliori hanno nomi di una parola. Miles, finalmente ti sento. Oh, hey Pete, che succede? Ho visto il TG. Era in Simcariano, quindi non so se è esploso un ponte o si è affumicata una pinta, che non avrebbe molto senso. Comunque, sto guardando i voli. Potrei essere lì entro domani sera. No, non preoccuparti. È tutto a posto. Ho scoperto i responsabili e li fermerò. Promesso, ok? Ok, mi fido di te. Ma ricorda, se ti serve aiuto, chiama e prenderò il primo volo. Altrimenti ci vediamo tra un paio di settimane, ok? Certo, grazie. E buona fortuna con il Simcariano. Ah, perché ci sono 7 parole diverse per bagno? Devo arrivare al parco prima che l'accetto. Ma cosa? Dovrebbe essere.